Buongiorno, sono Stefano Crocetti del Gol Diretti Regionale Marche, mi occupo soprattutto di giusoslavoristica, materia di giusoslavoristica. Vediamo che in quest'ultimo momento, per la crisi epidemica che si è rivolta sul nostro territorio nazionale, il governo ha preso dei grossi e drastici provvedimenti, soprattutto quello che ci interessa a noi è il decreto legge 18 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2020. I punti salienti vertono in 5 commi, il 19, il 22, il 27 e il 46. Il 19 e il 22 affrontano quelli che sono in particolar modo tutti gli ammortizzatori sociali che si possono accedere per lavoratori determinato e indeterminato, mentre l'articolo 46 riguarda quello che è i poteri sui licenziamenti. Mentre l'articolo 27, quello che è l'una tantum, è per coloro che stanno dentro la gestione AVO. Partiamo per ordine. L'articolo 46 vieta in maniera assoluta il licenziamento in base al 604 del giustificato motivo oggettivo. Cioè, che cosa vuol dire? Che un'azienda, per cessazione attività temporanea prevista da decreto, appunto, oppure per riduzione di fatturato, per sospensione parziale attività, in quei per 60 giorni non può licenziare i propri dipendenti, sia quelli a tempo determinato che indeterminato. Tanto è vero che qui le precauzioni che sono state adottate dal nostro governo si riferiscono all'articolo 19 e all'articolo 22. L'articolo 19 fa riferimento a tutti gli ammortizzatori sociali ordinari, cioè obbligatori di legge, cioè tutte quelle aziende che sì, anche prima il nostro decreto poteva accedere agli ammortizzatori sociali, quindi mi riferisco alla CICO, quindi cassa integrazione ordinaria, FIS, fondo di integrazione salariale, e CISOA, e fondo FSBA, assegni ordinari per gli artigiani. Andiamo per ordine, facciamo un piccolo esempio pratico. La cassa integrazione ordinaria sono inquadrate tutte quelle aziende che ricadono nel comparto industria. Per noi Gol Diretti può interessare quelle aziende che come attività principale si occupano della silvicoltura. E queste, la domanda viene fatta direttamente prima un'informativa proprio alle organizzazioni sindacali e se dentro 3 giorni c'è stato riscontro delle organizzazioni sindacali si può inoltrare domanda direttamente all'INPS. La durata per tutti e due i commi inerenti agli ammortizzatori sociali, la durata è di 9 settimane. Ritornando alla CICO, quindi dopo 3 giorni, se non c'è stato riscontro delle organizzazioni sindacali, si conclude la consultazione dell'accordo sindacale. Quindi l'azienda può inoltrare pratica telematica nella propria competenza INPS provinciale. Dopo che c'è il provvedimento di accoglimento della pratica, l'azienda contestualmente può anticipare la cassa integrazione per nome e per conto dell'INPS, poi verrà compensata nei mesi successivi quando ci sarà il pagamento relativi contributi oppure il pagamento, la richiesta del pagamento direttamente al lavoratore in quanto le aziende proprio per crisi finanziaria non sono in grado di anticipare le spettanze mensili. Il FIS per quanto concerne i nostri clienti possiamo avere dei casi di tutte quelle aziende che si occupano di servizi che la media occupazionale supera i 5 addetti. Anche qui si ha la stessa procedura, informazione alle organizzazioni sindacali, dopodiché se entro i 3 giorni non c'è stato relativo riscontro, quindi si conclude sia consultazione che verbale di accordo. Anche qui domanda, si inoltre domanda all'INPS, anche in questo caso l'azienda decide se pagare direttamente al lavoratore o anticipare tramite la mensilità corrente. Poi abbiamo le CISOA. La CISOA è tipica cassa integrazione ordinaria per l'agricoltura che è rivolta esclusivamente ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, quindi io ho di salariati fissi o impiegati a tempo indeterminato. Anche qui la domanda viene inoltrata direttamente al portale dell'INPS provinciale e solo per la causale Covid-19 ci sarà la possibilità di pagamento diretto o anticipo con la ditta, con le stesse modi che ho detto poco prima. Mentre per tutti gli operai a tempo determinato che prima non erano così
accolti da questi ammortizzatori sociali, lo Stato ha messo a disposizione somme ingenti che sono state distribuite per le relative regioni e la regione Marche, con il protocollo istituzionale fatto il 22 marzo con le organizzazioni datoriali e sindacali, ha creato questo ammortizzatore sociale, cosiddetta cassa integrazione in deroga. La cassa integrazione in deroga che cos'è? Un ammortizzatore sociale residuale dove non lo prevede la legge e vi è un finanziamento diretto dallo Stato. Anche qui la durata per oggi è di 9 settimane dei dipendenti che sono stati in forza il 23 febbraio, che poi dopo questa data è stata posticipata fino al 17 marzo con il decreto 23 dell'11 aprile. Che cosa funziona quasi come le altre casse integrazioni? Cioè che prima fino a 5 addetti basta l'informativa del presidente sindacale, a 5 addetti in sopra prima ci sarà l'informativa, se non c'è riscontro si può inoltrare la pratica alla regione Marche, se invece bisogna fare la consultazione e il verbale d'accordo bisogna farlo con l'organizzazione sindacale. E dopo previa approvazione ci sarà inoltre la domanda alla Regione Marche. La Regione Marche inoltrerà l'accoglimento all'INPS e l'INPS manderà il provvedimento di accoglimento per tramite PEC alle relative aziende che ne faranno richiesta. La diversità delle altre casse integrazione è qui vi è esclusivo pagamento diretto, quindi l'azienda non può anticipare nulla. Ma è il pagamento diretto che una volta c'è l'accoglimento l'azienda dovrà inviare un flusso telematico denominato SR41 dove ci sono tutti i dati del dipendente, tutte le ore del mese che ha diritto alla cassa integrazione e tutte le codifiche bancarie per poter inoltrare il bonifico da parte dell'INPS. Ultimo comma, l'articolo 27, che è riferito a coloro che sono iscritti alla gestione generale obbligatoria per legge presso l'INPS e facciamo riferimento col tipo di diretti, imprenditori professionali, artigiani, commercianti, professionisti con titolare partita IVA, iscrizione a gestione separata e anche i professionisti titolari partita IVA, iscrizione al ruolo di appartenenza della propria cassa, Per il momento ho finito, nel frattempo tutti coloro che sono interessati si possono recare nei nostri uffici zona dove saranno informati su tutte le procedure sia legali che tecniche.